l'analisi è giusta farla, Torre, però tu non puoi dire avete sbagliato, cioè, perché l'analisi non ti fa, qua si viene, si urla, si sbraita, si dicono cose che sinceramente sono vere a metà, perché dire che Inzaghi ha fatto un percorso è vero a metà, perché sinceramente non lo so, io stasera vi giuro, secondo me si è raggiunto il punto più basso di tutte le live che io ho frequentato, questo secondo me è il punto più basso, io mi cioè veramente lasciamo stare. Ma di cosa devi parlare, Manu? Ma adesso mi incazzo, cioè noi adesso dobbiamo venire qui a dire l'Inter ha fatto una bella partita, complimenti all'Inter, sti cazzi, hai perso, Manu, cioè di questo bisogna parlare, che allora, l'Inter ha perso, che hai giocato bene, non ce ne frega un cazzo. Posso parlare con qualcuno che non urla? Ma che vuol dire, Manu, dai, ma siamo stati 3 ore prima a dire che l'Inter ha giocato bene, sti cazzi. Facciamo la gara delle urla. Ma che vuol dire, dai, però non diciamo banalità, se vuoi dire banalità diciamo banalità. No, Ene, non voglio dire banalità, io sono la prima che vengo qua, ti ho detto più volte, forse non mi ascolti, ho detto più volte a me di aver giocato bene, aver perso, non me ne frega niente, cioè io oggi il bel gioco cup, la testa alta cup, non sono una giraffa, non me ne frega un cavolo, ok? Però venire qua e sminuire il cammino dell'Inter dicendo che non ha meritato e che è solo fortuna, vabbè, venire qua e sentire che Simone Inzaghi è un allenatore di merda e che non arriverà a dicembre, vabbè, raga, scusate, cioè io ho perso una finale, sto qua e sento queste stronzate, ma perché, Manu, dire che l'Inter ha avuto un percorso fortunato dagli ottavi e fare un'analisi sbagliata. Prima che è giusto, l'ha detto, però dire che è solo fortuna togliendo i meriti all'Inter oggi, per me questa è una grande cazzata. Ma chi sta togliendo i meriti? Non lo devo dire. Allora chiunque qui, da quando siamo entrati, chiunque qui ha detto Francesco che l'Inter ha fatto una buona partita. Ha detto che era lì solo per meriti, ha risposto sì alla mia domanda, così come Andy, così come non lo so Emanuele. No, Francesco, tu hai chiesto, ma secondo voi quindi l'Inter è stata fortunata? Francesco ha detto sì, come ha detto sulla chat. No, io ho detto era lì solo per fortuna, lui ha risposto di sì. Sì. Dimenticando i gironi, dimenticando tutto il percorso che l'Inter ha fatto nel momento in cui ci arriva, perdendo Skriniar, giocando con Darmian, adattando, prendendo Acerbi l'ultimo giorno di mercato, non spendendo un euro, come allenatore che è arrivato, zitto, ha lavorato e sta anche migliorando, vengo qua e butto del merda sull'Inter. Ma nella sera qui perde, in poi... ragazzi, a me da interista, oggi brividi. Quindi oggi non possiamo buttare merda sull'Inter perché sennò Manuela piange. Oggi sull'Inter non si può buttare merda. Oggi non possiamo buttare merda sull'Inter perché sennò Manuela piange. Quindi questo è il succo del discorso. No, io ho pianto prima, oggi non piango. Non si può buttare merda sull'Inter perché oggi l'Inter non se lo merita. Ma perché non si può buttare perché merda sull'Inter? Perché fa una finale con i coglioni e oggi l'Inter va esaltata. Punto e fine. Ah, oggi noi dobbiamo venire qui a esaltare l'Inter per aver perso una finale. Sì, io oggi esalto l'Inter. Okay. Io oggi sono orgoglioso dobbiamo dell'Inter. L'Inter e per aver l'Inter. Dobbiamo esaltare l'Inter per aver perso una finale. Sì. Va bene, grazie, sì. Manu. Grazie, non lo sapevo. Posso anche buttare fuori? Ragazzi, calmi tutti, perché io sono il più tranquillo di tutti e sono quello che parla più lentamente e più tranquillamente. Non ho capito sinceramente dove avrei sbagliato io. Ma con dicendo che l'Inter è arrivata lì solo per fortuna. Io ho precisato, perché se non sei stato attento, ho detto ha avuto il merito di aver eliminato il Barcellona al girone e l'ho ribadito più volte, però ho detto che rispetto al Manchester City dagli ottavi in poi, e questo oggettivo non lo dico io ma lo dice la storia, ha avuto squadre più morbide, perché un conte affrontare questo l'abbiamo detto tutti allora siamo sì, Francesco, ma il DNA Champions del Milan è facile, sembra. Posso fare una domanda, Manuela, in tutta tranquillità, anzi due. Certo. Una, quindi stasera tu sei contenta, è giusto? Sì. Sei contenta. Poi, no, io stasera non sono contenta. Il gioco espresso io parlo. Quindi questi 90 minuti cancellano le 12 sconfitte in campionato. Ma che cazzo c'entra le sconfitte oggi? Fatelo finire di parlare. Dobbiamo fare un'analisi. Ma un cazzo faccio finire di parlare? Perché state dicendo cozzate? Io c'ho il punze. Per favore, mi fai rispondere un attimo. Perché non ho detto ancora una cosa. Io sapevo che in questo programma non ci vengono i massimi giornalisti, ma cioè perché è un punta a dare intrattenimento. Ma io penso che l'incompetenza di Centonze sia troppo per questo programma. Cioè sia davvero troppo. È arrivato un livello di non può parlare di calcio. Non sei mai stato a nessuna parte. Ma che cazzo dici? Rincoglionito, sei un rincoglionito. Poi capisci, no? Avevo capito come
poi Manu mi parli di analisi, no. Ok? Perché oggi però adesso mi cazzo un attimo, perché adesso merita una critica è la società e nessuno ha detto una parola. È una società che c'ha Skriniar srotto, venduto, che era il miglior giocatore, che lui sta qua Acerbi, che giocava alla Lazio, che secondo Centozzi è una squadretta. Però ragazzi, però non dovete, allora io mi incazzo un attimo, un attimo Sciscione, perché mi incazzo, adesso mi incazzo perché noi abbiamo passato un'intera stagione a buttare merda sempre su tutte le squadre che hanno perso, sempre, perché questo canale funziona così. Quando una squadra perde si butta merda, quando una squadra vince si esalta, punto. Adesso non posso sentirmi l'interisti venire qui a fare le vittime perché si sta buttando merda sull'Inter. L'Inter ha perso una finale, è giusto buttare merda, punto, perché è così, perché è il senso del canale. Quasi sta gente però narra una cosa diversa. Cioè, qua bravo. Cioè, posso parlare? Vede la partita e se la scorda. Ma ci viene qua e dice: no, ma io l'avevo detto. No, tu hai detto un'altra cosa. Un attimo, Centonze. Prego, Manu. Fate i fenomeni, no? Allora, ragazzi, no, posso dire una... Allora, Ene, no, aspetta. Io, quando sono entrata, ho detto, ragazzi, sfottetemi, è giusto che voi godiate. Te l'ho detto in primis, ok? Però, cioè, arrivare qui, urlare, fare la gara a chi urla più forte, e sinceramente, cioè, nei contenuti, io non dico che chissà cosa... Però, un minimo, cioè, sto qua, ascolto, sento, però a un certo punto dico, guarda, Ene, che... qua stiamo facendo passare messaggi che secondo me sono anche un po' maleducati, ti dico la verità. Cioè, messaggio... per me quello che oggi si è detto nei confronti dell'Inter è inaccettabile, con tutto che abbia perso, ma potevamo anche avere finito. Posso parlare? Ma cosa si è detto? Manuelina, te lo dico con calma, senza urlare, ti ho detto, sono contento della prestazione della squadra perché mi aspettavo un dominio più decisivo del City, che comunque era sulle gambe, anche loro hanno giocato tantissimo. Haaland, Acerbi è stato bravo, l'Inter ha sbagliato 2 o 3 occasioni clamorose, forse meritava almeno il pareggio per andare ai supplementari, tutto vero. Io sto dicendo un'altra cosa: quando tu nella vita puoi raggiungere qualcosa che è molto più alla tua portata, come lo scudetto dell'anno scorso e secondo me anche lo scudetto di quest'anno, tu devi prima pensare a quella roba lì. Quest'anno arrivi in finale con il merito del girone di passare un girone molto più difficilissimo, perché il Barcellona e il Bayern davano tutti i favoriti, quindi bravissimi. Poi hai la fortuna, che questa è una fortuna, che ti va dall'altra parte un tabellone con Benfica, Porto, Milan e Napoli, che per me sono tutte inferiori all'Inter, per me, per il mio, la mia ignoranza calcistica, per me sono tutte inferiori all'Inter. L'Inter arriva in finale, poi la gioca a testa alta, io sono contento, l'importante è che l'abbia preso l'imbarcata, i ragazzi sono stati bravi, il tifo è stato meraviglioso, tutto questo ti piace. Ti sto dicendo che Inzaghi quest'anno obiettivamente ha fatto ancora peggio dell'anno scorso. Ma come? Con terzo, cosa ha fatto peggio? Fammi parlare. Arriva terzo, vince la Coppa Italia, che non festeggia neanche mia nonna, e vince la Supercoppa. Alla fine i numeri parlano. È abituato a vincere talmente tanto che la Coppa Italia non te ne frega niente. Io tra 10 anni vince ogni anno 3 coppe. Ma l'Inter è arrivato in finale. Ma l'Inter l'ha persa. Quindi qua stiamo parlando adesso. Però scusa, ricordiamoci quello che hai detto tu, però. Champions, perdere la Champions. Era sottile. Perché cambia per una partita. Ti posso fare una domanda? Parlo con il ragazzo del Manchester City. Una cosa. Poi ti dici l'Inter sbaglia e poi sbaglia Inzaghi. E perché non dici Lukaku sbaglia? Anche, incensavi. Perché Lukaku sbaglia. E tu gli facevi pompini a Lukaku. No, a me piace Lukaku. Ma a me piace. Eccesso. Oggi allora devi venire qua, capochino. No, perché per me la colpa... Non capisco un cazzo. Perché Lukaku è una sega. Augusto, li puoi cacciare tutti? Puoi cacciare tutti i calciatori? Ma allora puoi cacciare tutti? Allora io penso che li puoi cacciare tutti? Lukaku l'hai già cacciato perché non noi in generale gli altri, Lautaro che sbaglia gol, li cacci? No, cacci l'allenatore. Perdona, ma in che senso? Quale logica? Abbia parlato senza urlare, bravo Manu, ok. Ti ho spiegato allora, le cose chiare, è della verità. Ok, allora io capisco il tuo punto di vista e lo rispetto anche se non lo condivido su Inzaghi, ok? Però io voglio dirti una cosa, allora tu è come se tu, secondo me, dal mio punto di vista, tu guardassi tutto a metà, cioè tu parli di Inzaghi, ok, senza notare che comunque lui è arrivato al primo anno comunque con dei problemi economici, con una società che non esiste, perché io ti faccio un esempio, quando lui fa fare la conferenza in Portogallo, gli alzano la mano e gli dicono: che ne pensi che il prossimo allenatore sarà con Ciesao? Lì nessuno dell'Inter si alza e dice: come faccio di permetti di fare una domanda del genere? Lui Correa per sostituire Lukaku,
Allora, Emanuele, per tenere queste le cose a metà. Ma non sai le cose, stai dicendo cazzate, non sai le cose, non sai le cose, non sai le cose, non hai dato. Perché avete fatto già sto canale? Non sai un cazzo, non sai un cazzo. Aspetta, Lukaku se ne va 5 giorni prima che cominci il campionato. Vanno su Thuram e non lo riescono a prendere. Vanno su Zapata, non, l'Atalanta non glielo dà. Alla fine dicono, prendo Correa, che sinceramente alla Lazio così male non aveva fatto. Hanno fatto una scommessa, ok? Lì chi sbaglia è chi lo prende, non Inzaghi, perché Inzaghi magari l'avrà pure richiesto. Ma se tu lo prendi sei doppiamente colpevole, perché sei tu che sei andato a prenderlo. Quindi io tutte queste colpe ad Inzaghi sinceramente ad oggi non riesco a dargliele. Va bene, noto che questo allenatore in campionato non ha fatto benissimo, ha comunque colmato secondo me alcuni limiti che ha fatto vedere, e oggi ha portato 4 trofei e una finale di Champions, cioè oltre al fatto trofei che... Coppa Italia, Supercoppa, per me sì, perché io per 10 anni ho visto le finali in Coppa Italia. Per 10 anni festeggiare, però con Coppa ha vinto lo scudetto, Manu.